Ciao, benvenuto o bentornato nel canale, ma io sto partendo per le mie vacanze. Ma se tu hai cliccato questo video è perché vuoi capire come lasciare la tua piscina le 2 settimane in cui sei al mare. Vieni con me, prima di partire ti faccio vedere cosa devi fare. Andiamo! Le soluzioni che abbiamo sono 3 e adesso andiamo a vederle insieme. Le soluzioni sono 3. La prima è quella di svuotare completamente la nostra piscina e al rientro delle nostre vacanze andremo a riempire nuovamente la piscina. La seconda soluzione è quella di avere una persona di fiducia a cui lasciare le chiavi che quotidianamente può controllare la nostra piscina, quindi attivare la nostra pompa per 4-5 ore al giorno, controllare pH e cloro. Terza e ultima soluzione, quella che ho optato io, è di andare a sostituire la pompa ufficiale della nostra piscina, perché non programmabile, con una pompa basica ed un temporizzatore. Trovate i link in descrizione. Una volta impostato il temporizzatore che faccia funzionare la nostra pompa per 4-5 ore al giorno, il gioco è fatto. Abbiamo il recircolo giornaliero della nostra piscina. Inserendo al centro della piscina con un filo all'interno di quest'asola il galleggiante, il distributore di cloro, andrò ad inserire al suo interno un paio di pastiglie da 20 grammi che all'incirca mi durano una ventina di giorni. Chiuderemo tutti i fori di uscita in modo che il prodotto fuoriesca dal posteriore in maniera molto lenta e graduale, andando a clorare per le 2 settimane l'acqua. Come ultima cosa andrò a coprire la mia piscina. Così facendo, al nostro rientro apriremo la piscina, controlleremo i valori dell'acqua e saremo pronti a fare il nostro bagno. In conclusione, prima di andare in vacanza voglio dirti, se questo video ti è stato utile e ti ho dato dei suggerimenti molto importanti per la tua piscina, ti chiedo, mettimi un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Ti aspetto dopo le mie vacanze. Ciao! E se va via la corrente? Se casca la corrente siamo fottuti!